Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo un contorno delizioso e velocissimo da preparare, che neanche in 15 minuti saremo pronti per andare a tavola. Prepareremo le melanzane con olive e capperi. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono una melanzana lunga striata. È dolce, buonissima e ideale per questa preparazione. Un cipollotto fresco tagliato finemente, due spicchi d'aglio, un cucchiaio abbondante, non tanto grande però, di capperi sotto sale, potete scegliere, io questa volta ho scelto quelli sotto aceto, del prezzemolo tagliato finemente, 5 pomodorini belli maturi, due cucchiai abbondanti di olive taggiasche, dello zucchero di canna, precisamente un cucchiaio raso, come un cucchiaio raso di aceto bianco, perché andremo a dare una nota agrodolce al nostro piatto finale. E naturalmente per finire olio, sale e pepe. Mettiamoci subito a prepararlo perché in un quarto d'ora io voglio andare a mangiare. Ho aggiunto in questa casseruola olio extravergine d'oliva, 2 cucchiai circa, è arrivata a temperatura, andiamo ad aggiungere il cipollotto fresco e 2 spicchi d'aglio. Lasciamoli rosolare qualche minuto e poi rimuoviamo l'aglio, i 2 spicchi. Il cipollotto e l'aglio si sono bene rosolati, rimuoviamo l'aglio, andiamo ad aggiungere le melanzane, la melanzana che ho tagliato a cubetti, insieme ai pomodori invece che ho tagliato a pezzettini piccoli. Diamo una veloce mescolata, lasciamo insaporire e regoliamo subito di sale e pepe. Ora dobbiamo farli cuocere a fuoco medio-basso, mescolando spesso così che non si attacchino, per circa 15 minuti. Ci vediamo dopo. Eccoci qui, un quarto d'ora è passato circa, le nostre melanzane si sono ben ammorbidite, insaporite insieme ai pomodori. Non resta che andare ad aggiungere gli ultimi ingredienti, partendo dal prezzemolo, i capperi, le olive, e infine lo zucchero, tutto attorno, e l'aceto. Diamo un'ultima mescolata, lasciamo insaporire per qualche minuto e poi non resta che servire. Io l'avevo detto che in un quarto d'ora eravamo pronti per andare a tavola. Ed eccoci qui, le nostre melanzane con olive e capperi sono pronte per essere gustate. C'è un profumino che non vi so dire in cucina. Servitele calde oppure tiepide, anche fredde, secondo me sono buonissime. Come contorno per degli affettati, una fettina di carne o anche una bella bistecca. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta, ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.